Benvenuti o bentornati da Federico Frusciante sul mio canale e sono qui per i consigli di maggio, appunto, quindi tre film che mi sono piaciuti, tre cult che mi sono, che chiaramente mi porto dietro, possono essere anche dei brutti film magari per alcuni, ma sono cult per me, e tre film deludenti, tre cessi che avrei voluto non vedere e che mi hanno fatto cascare le palle. Quindi ancora qui fuori dal negozio, sperando prima o poi di poter rigirare video appunto all'interno di Videodrome, sperando che Videodrome insomma rimanga viva, sperando di trovarsi presto da Videodrome mascherinati oppure no. Intanto attenti, il virus è sempre a giro, fate le ossa a modino, comunque piano piano ci si sta uscendo, quindi insomma tiriamoci su un po' se avete voglia con questi consigli di maggio e partiamo subito con i tre film che mi sono piaciuti. Il primo film di cui vi voglio parlare è un film italiano, stavolta molto bene, ne sono felice, un film particolare, un noir, un tratto da una storia vera, un heist movie. Il film in questione è appunto Gli Uomini d'Oro, è tratto da una storia vera, da una vera rapina avvenuta nel 1996 su un furgone portavalori, portata già sul grande schermo con Qui non è il paradiso da Tavarelli, mi pare, con però un altro stile completamente diverso da quello appunto che ha utilizzato invece in questa sua opera Vincenzo Alfieri, che scrive la sceneggiatura insieme a Renato Sagno e Alessandro Aronadio, e tirano su veramente un cast interessante: Edoardo Leo, Fabio De Luigi, Giampaolo Morelli, Gianmarco Tognazzi e una bellissima, bellissima Mariela Carriga ed anche un bravo Giuseppe Ragone. Insomma, la storia è questa qui, siamo nel 1996, Luigi, detto il playboy, è un impiegato delle poste che porta sempre presente un furgone portavalori che nel 1996 appunto gli viene aumentato di 10 anni la possibilità di andare in pensione in ritardo. Lui voleva aprire un bar praticamente col suo amico Luciano, che era già in pensione in Costa Rica, ma appunto per la riforma Dini rimane bloccato ancora anni a dover lavorare sul furgone insieme al personaggio interpretato da Fabio De Luigi, Alvise, che nel film è detto il cacciatore, appunto torinese doc, e in più a loro si aggiunge praticamente il lupo, che è appunto il criminale che gli deve fare in modo poi di far scappare dopo aver fatto il colpo e trovare i passaporti e tutto il resto, insomma un ex pugile che lavora appunto per Gianmarco Tognazzi, che è un diciamo così uno strozzino sarto. La trama infatti è questa, è la storia di questi tre e di quattro, perché poi in realtà Luciano, l'amico appunto in pensione, si unisce, è la storia di questi che decidono di rapinare il furgone portavalori durante il viaggio, praticamente del furgone portavalori stessi, mettono uno all'interno e questo scambia i soldi con mazzette praticamente di giornalini tagliati. Sembrerebbe andare tutto bene, poi alla fine naturalmente i nodi vengono al pettine. Il film è molto interessante, tutto il nostro gira veramente con una tecnica notevole, il film è molto teso, riesce ad essere partire con il primo quarto da 20 minuti con un'ironia similare a Smetto quando voglio, più o meno sembra girare attorno a quello, nonostante la regia in realtà sia più quadrata, più girata verso il polar, il noir e anche un certo tipo di cinema d'azione anni 70 americano. Una bellissima fotografia, convincentissimo Fabio De Luigi in questa parte è amarissima, veramente bravissimo, non me l'aspettavo. La storia è particolare, il film è narrato in tre capitoli: il primo capitolo il playboy, il secondo capitolo il cacciatore, il terzo capitolo il lupo. In pratica noi, tranne i primi 15 minuti, poi vediamo la rapina e lo svolgimento della rapina e la fine della stessa attraverso appunto il punto di vista di tutti e tre. Prima del playboy, ovvero Luigi, quello che vuole fare la rapina, che ha l'idea di fare la rapina, poi dal punto di vista di Alvise, il cacciatore, ovvero Fabio De Luigi, che vuole assolutamente la sua parte, perché è lui che dà l'incipit senza volere quasi al nostro per fare la rapina al nostro protagonista Morelli, e poi abbiamo nella terza parte appunto la narrazione da parte del lupo, ovvero appunto il nome la dice da sola, quello che poi in realtà vuole incollare un po' tutti per recuperare il bottino. Al film ha un ritmo notevole, come ho detto, la regia sceglie appunto questa decostruzione in tre piani, il film scivola dal thriller, dall'heist movie, sempre di più nel noir, sempre di più verso il pulp, anche in un certo senso, da notare veramente come è di spessore i movimenti di macchina, come sono notevoli nelle scene, proprio per come sono girate. Il regista dimostra di aver fatto un passo da gigante in confronto al film precedente, I peggiori del 2017, che non mi aveva convinto quasi per niente. Qui mette
portandosi dietro la macchina da presa e scrivendo appunto la sceneggiatura, tira fuori una sceneggiatura veramente notevole, tratta appunto da questa incredibile storia vera, stavolta incredibile sul serio, un finale amarissimo, un film che ha veramente forza nel montaggio, dello stesso regista è veramente notevole, così come sono interessanti sia tutte le musiche, colonne sonore, le soundtrack che vengono usate, le canzoni, sia sono notevoli le musiche originali di Francesco Cerasi, che donano veramente spessore e danno tensione anche alle scene più noir, più tetre. Un film che si chiude anche in maniera cattivissima, insomma è un film che non mi aspettavo, uno di quei classici film che in Italia si pensa non si riescono più a fare, invece purtroppo non ha avuto il successo che meritava, esce dagli schemi, si avvicina quasi a Melville, ripeto, la costruzione a incastri è notevole, a scatole cinesi, con la visione di ognuno per far tornare tutto quello che sembra non tornare nel primo racconto e sembra così semplice, veramente interessante appunto come il nostro riesca a coniugare perfettamente un certo tipo di regia a un certo tipo anche di ambientazione italiana di quel periodo incredibile. Molti hanno detto che il calcio è troppo presente, io invece ho trovato che per lo scozzo finale fra De Luigi e Luciano ci sia proprio questa voglia in realtà del personaggio di Luigi di essere così basso, di essere un razzista, più che il calcio esce fuori il razzismo dato dalla tifoseria opposta a Torino-Juventus, che è proprio centrale nella storia perché era centrale nella vita dei nostri protagonisti. Un film porca puttana, hanno tirato fuori un film esagerato che forse si lascia prendere la mano in 2-3 punti da un certo tipo di provincialismo che poteva essere evitato, che forse però la storia non poteva far evitare. E sta il fatto che il film è, come ho detto, musicato da Dio, è montato benissimo, c'è una fotografia di Davide Manca che leva risentimento e nel complesso è veramente uno di quei classici film che lasciano a bocca aperta. L'ho trovato interessantissimo e ho trovato che finalmente Alfieri forse ha trovato la sua strada verso il noir, il thriller, perché lo gestisce veramente bene, così come gestisce anche perfettamente i tempi comici, che non va quasi mai sopra le righe se non con il personaggio di Boutique, appunto Gianmarco Tognazzi, che comunque lo recita benissimo, quindi anche per lui ottima prova. E che dire di più di questo film? Io ve lo consiglio con tutto il cuore, cercate di recuperarlo, è uscito in Blu-ray e in DVD, quindi insomma il minimo da fare per aiutare il cinema italiano indipendente e di qualità è quello appunto di comprarlo. Un'altra volta mi tocca ripetere che Fabio De Luigi mi ha veramente stupito, perché il suo abietto personaggio è veramente eccezionale, nervoso, tirato in una maniera incredibile, veramente tutti bravissimi, anche i comprimari, un applauso veramente al Fieri perché ha tirato fuori uno dei migliori film italiani secondo me degli ultimi 15 anni. Il secondo film di cui voglio parlarvi è incredibilmente un'altra storia vera, è incredibilmente un altro heist movie, stavolta di produzione americana, American Animals appunto, di Burt Layton con Evan Peters, Barry Keoghan, Jared Abramson, Blake Jenner e in una particina il mitico Udo Kier. È un film anche questo tratto da una storia vera, una rapina assurda che un gruppo di ragazzi praticamente giovanissimi del college decide di rimettere in atto verso la biblioteca Transylvania University in Kentucky. Cercano di voler rapinare appunto questa biblioteca perché ci sono dei libri rarissimi che li potrebbero valere milioni e milioni di dollari. Questi ragazzi sono appunto, uno si chiama Spencer, è uno studente d'arte che vorrebbe fare qualcosa di più nella vita, che avrebbe bisogno però di sentirsi, di avere uno scatto perché si sente veramente schiacciato dalla vita. L'altro invece è Warren, un giocatore di calcio bello, una borsa di studio e tutto il resto, ma che si sente però schiacciato da una vita borghese che non, quasi non vorrebbe. Si mettono insieme per fare il piano e poi si rendono conto che hanno bisogno di altri loro due amici, che sono Eric e Cass, due ragazzi, insomma, uno già imprenditore, diciamo così, e l'altro molto più malleabile. Hanno bisogno proprio perché uno deve fare l'autista, l'altro nel palo, insomma. È un film che parla di questo, di un gruppo di ragazzi che vuol mettere a segno questa rapina, appunto. Altra storia vera. Il nostro regista decide di metterla in scena con grandissimo, grandissimo stile. Prima di tutto i nostri attori sono uno più bravo degli altri, dell'altro. Poi i personaggi sono descritti veramente benissimo. E poi il nostro regista cosa ci decide di fare? Alternare momenti di fiction pura, dove c'è la ricostruzione appunto di tutta la rapina, intramezzato dai veri ragazzi che hanno fatto la rapina adesso, che parlano appunto dell'epoca e di come mai sono stati messi nel mezzo e ognuno è un po' accusa l'altro, ed è molto interessante questo modo di ricostruire il film perché non appesantisce assolutamente questa ricostruzione in metaci
cinematografica attraverso appunto l'uso però degli attori veri che non fanno parte assolutamente del film ma che ne fanno parte a livello narrativo. Molto interessante poi come vengono utilizzati anche i fuoriscena appunto dei veri Warren e via dicendo, perché a volte il silenzio di loro parla più di mille parole, ma il ritmo è forsennato, l'idea appunto di questi giovani che cercano qualsiasi cosa pur di uscire da un certo tipo di distacco di società che li schiaccia, che li ammorba, è veramente grandioso. Un heist movie che funziona alla stragrande, la fotografia e il montaggio volano che è una bellezza, le musiche sono straordinarie sia appunto la soundtrack originale che e le canzoni che vengono utilizzate. Siamo di fronte a un film che un'altra volta dimostra come il cinema indipendente americano possa valere, anche questo purtroppo è passato quasi inosservato ed è un vero peccato, perché è un film che dimostra come il cinema americano si muova ancora su delle belle linee quando è libero di sperimentare, di non rimanere rinchiuso nell'idea della rincorsa a tutti i costi delle fie a mezzo culo di fuori e dell'omini orfisio che spaccano tutto. Qui siamo di fronte a un heist movie e contro cazzi, questa idea appunto di questi ragazzi, cosa ti può prendere nel cervello che poi devono prendere in ostaggio la bibliotecaria, tutto va a puttane chiaramente, eppure continuano nella loro ricerca e cadono proprio nelle banalità che proprio dei ragazzi possono cadere. Un film tra l'altro che non nega il suo finale sin dall'inizio, diciamo che sputtana subito come cosa succederà dai primi minuti, ma il film comunque riesce a tenerti lì proprio perché il montaggio è serrato, la sceneggiatura è di livello e tutto l'insieme funziona proprio perché c'è un'alchimia anche notevole tra i personaggi che riescono a ricostruire perfettamente un certo tipo appunto di pensiero di quel tipo di gioventù americana. La storia di questi quattro è veramente folle ed è veramente assurdo come è raccontata, perché è raccontata in maniera spiritissima, con ritmo esagerato, senza però mai che il montaggio si mangi assolutamente il film, perché la tensione cresce lentamente e ogni volta che noi vediamo questi ragazzetti fare questo casino ci rendiamo conto che saremmo potuti forse tutti cascare in questa trappola, perché veramente anche come vengono tenuti questi libri è roba da pazzi, perché veramente è una rapina quasi chiamata. Ed è quindi molto interessante poi notare come appunto le dichiarazioni dei nostri veri personaggi, non di finzione, raccontino la loro storia in maniera diversa, e quindi in realtà poi negli ultimi 5 minuti il regista racchiuda e rinchiuda tutta la falsità del cinema e ci ribalti tutto quello che ha raccontato come una possibile menzogna, nel senso che tranne le cose che si sanno il resto poi è riportato appunto ognuno in maniera diversa, quasi in maniera kurosawaiana, dai nostri personaggi. Appunto il nostro Warren sarà andato o non sarà andato in Olanda, sarà vero o non sarà vero che c'era la possibilità di piazzare libri a New York, molte cose sono lasciate aperte e appunto il nostro regista non prende assolutamente le distanze dalla storia, ci si immerge, ma prende le distanze assolutamente dai risultati che la storia ha portato. Un film appunto che poi fotografa questi quattro ragazzi bianchi di famiglia buona, borghesi e tutto il resto, che nonostante abbiano già un futuro già programmato e anche di buon livello, in realtà vogliono sempre di più, vogliono subito tutto, subito e subito il sogno americano di diventare questo incubo, subito soldi, subito avere quello che si vuole, anche per provare un certo tipo di adrenalina e emozione che questo sogno americano, questa vita appunto da bianchi medio borghesi americani sembra poi non promettere, anche se in poi tutti avrebbero un futuro radioso, nessuno di loro viene assolutamente da famiglie disastrate e il resto, quindi ancora più interessante notare come sono questo, come sia quasi impossibile che sia venuto in mente a questi quattro folli di fare questa cosa assurda. E appunto da un'idea malsana, da un'idea così assurda, dalle idee più assurde del mondo, si mettono insieme e tirano fuori appunto uno dei colpi più assurdi e anche strambi che siano venuti fuori negli anni 2000 da questa società americana, che crea persone che hanno già un futuro bello che è sistemato, ma che hanno bisogno di qualcosa di eccezionale e unico per sentirsi veramente forti, quindi un film per me assolutamente da non perdere.
Ultimo film che mi ha colpito molto positivamente è un film uscito per la Midnight Factory, un film da 2 lire, nel senso che è costato pochissimo, del mitico Joe Bagos, regista indipendente che si ama o si odia. Io in un certo senso lo amo perché fa del cinema schizzoide e completamente anarchico la sua forma, appunto, e la sua sostanza. Questo Bliss del 2019 in realtà è un film molto particolare su vampiri così, sulla creazione, sull'arte. È un film in acido, lo definirei molto drogato. È la storia della pittrice Desi Donau, che a Los Angeles ha avuto un buon successo con i suoi quadri precedenti, ha una mostra in corso e sta completando un'opera che dovrebbe essere l'opera definitiva. Viene mollata dal suo manager e quindi in disperazione va dal suo spacciatore, che le dà una droga potentissima, gli dice di usarne pochissima. Lei piano piano entra di questo circolo di droga a ribotte, a giro, nel peggio locale di Los Angeles, nei sottoboschi, incomincia a drogarsi di brutto finché, appunto, non incontra un paio di personaggi che a quanto pare la vampirizzano. E la nostra tutte le notti torna a casa, fa una strage e poi, quando si risveglia, vede che il suo quadro sta andando avanti in compimento e tutti incominciano a fare i complimenti dicendogli che è una grandissima, tranne il suo ragazzo, che incomincia a sospettare qualcosa. La trama di Bliss è tutto qui, è la messa in scena del nostro che la fa da padrone. Prima di tutto sono bravissimi gli attori, è notevole il lavoro di Dora Madison nel ruolo della nostra pittrice, perché il film è quasi tutto al 90% incentrato sulla sua figura, la sua figura che viene sballottata, che vomita, che si trascina, che urla, che salta, che dipinge, che si riempie di sangue, che strappa gole. È un film che fino alla metà in realtà sembra un film di Gaspar Noè fatto con meno mezzi, ma la logica è quella: Lynch, Noè, Ferrara, sono queste probabilmente le ispirazioni, oltre a Fulci, al cinema di serie B, come dice il nostro italiano, il cinema di genere puro. È un film che si è scritto, prodotto il nostro, e che appunto porta avanti un certo tipo di idea di cinema indipendente, fatto di visioni schizzoide fatte con 3 lire, di macchina a mano con piani sequenza abbastanza folli, movimenti di macchina arditi. Si cerca un certo tipo di psichedelia nella ricostruzione della fotografia, delle musiche notevoli che vanno appunto dal metal più estremo al dark, il goth, il new metal, c'è di tutto dentro, e sono tutte molto interessanti proprio perché sono messe perfettamente dal regista, che crea un piccolo gioiellino in questo senso. Un film che ha anche dei difetti, un film di riporto, un film però che è puro, un film di quelli che ti fa venire voglia di essere rivisto. Probabilmente se fosse uscito negli anni 90 sarebbe diventato un cult assoluto. Adesso forse è un po' un ritardo, però se dopo una prima parte appunto di deviazione, dopo i primi 30-35 minuti, dove la nostra si imbatte nei suoi problemi, nel suo non riuscire a creare, e a parte questa cosa della droga, lentamente poi nella seconda parte esplode veramente il mix di violenza e di musica dark in una maniera incredibile, e il film funziona proprio benissimo. Primo, come ho detto, per la recitazione della nostra, per la musica, per la fotografia, per la messa in scena, che seppur povera però riesce ad essere sempre precisa. Il nostro non lascia dettagli, gli effetti speciali sono veramente notevoli. Ripeto, gli attori anche di contorno riescono a funzionare benissimo, compreso appunto i due strambi vampiri molto, molto gothic, molto sollevanti, sopravvivono in un certo senso di jarmusciana memoria. Quindi un film assolutamente schizzato, assolutamente psichedelico, un'orgia di colori, un'orgia di sangue, un'orgia di rossi, neri, di viola, di blu, che si mescolano appunto in un caleidoscopio di forza e di emozioni, che riescono a trascinare per tutta la durata del film uno spettatore che deve assolutamente calare in questo sistema di questa Los Angeles così cupa, così tetra, così fatta di persone che vomitano, che non vengono nemmeno considerata, fatta di gente completamente devastata, e fatta di un mondo e di un sottobosco assolutamente credibile. Quindi per me un film assolutamente da consigliare, questo Bliss, che questo mese fa il paio con Climax del grandissimo Gaspar Noè, del quale però farò una mini recensione perché mi è stato chiesto, e quindi verrà, ne parlerò lì. Non l'ho messo nei migliori, anche se ci doveva essere per in assoluto, perché è un grandissimo film, ma questo Bliss in un certo senso ci fa il bis, appunto, Midnight Factory.
migliori con Climax, perché sono due film che si, pur distantissimi come anche scelte artistiche, perché il nostro è molto più horror, è molto più violento, diciamo, di un certo tipo di cinema di Noè a livello proprio estetico, molto più volontariamente di serie B, però sono uniti appunto dal fatto di voler mettere in mostra la mancanza, in un certo senso, della creazione, a che cosa porta la creazione stessa e cosa porta anche, diciamo così, un certo tipo di competizione. Bliss tutto questo lo racconta appunto attraverso una prima parte ferrariana e una seconda parte che esplode invece in tutto il sangue e in tutta la violenza del cinema di serie B indipendente americano, quello fatto con Controcazzi. Quindi complimenti al regista, complimenti all'attrice protagonista e a tutti quelli che hanno lavorato a questa piccola perlettina, perché siamo di fronte sì a un film probabilmente che non piacerà a molti, ma che al sottoscritto ha lasciato veramente un bel piacevole ricordo e che mi riguarderò molto volentieri e molto spesso. Allora, passiamo ai cult. Il primo cult di cui vi voglio parlare è un film che a me piacque un casino, per molti è trash, invece io lo reputo un cult assoluto perché è originale e assurdo nel suo essere così folle. È del 1994, è del mitico Anthony Hickox, regista figlio di Douglas Hickox, che ha fatto da Benvenuti al Museo delle Cere a Warlock, un regista che poi si è andato a perdere purtroppo in filmacci televisivi, ma che comunque riusciva negli anni 80, anni 90 di Eraser 3, insomma era un regista che sapeva fare il suo mestiere, questo Hickox. E questo Eclisse Letale, appunto del 1994, che ha come protagonista Patsy Kensit, Mario Van Peebles e Bruce Payne, è praticamente una storia molto particolare. Il nostro Max è un poliziotto interpretato da Mario Van Peebles, che un giorno, praticamente durante una missione, vede il suo collega praticamente quasi morire. Dopo qualche giorno invece si ritrova come nuovo in centrale. A un certo punto quindi si insospettisce e con l'aiuto appunto della poliziotta interpretata da Patsy Kensit scopre che c'è una sezione speciale della polizia guidata da questo detective Adam Garou, che è un licantropo e che inietta a questi poliziotti appunto il suo sangue e li utilizza come squadra speciale per sgominare i cattivoni, appunto trasformandoli dal lupo mannaro. Certo, non tutto va per il verso giusto, visto che a un certo punto però il nostro lupo mannaro scopre i giochi e di lì tutta la trama. Allora, il film è un film completamente folle. Allora, va detto che Hickox secondo me gira benissimo, Mario Van Peebles è perfetto per il ruolo, così come è bravissimo Bruce Payne, che secondo me è un attore con la faccia da cattivo è notevole, bellissima Patsy Kensit, che comunque ha dimostrato di poter sapere recitare sempre meglio che cantare, non certo sempre, bellissima e brava nel film. Hickox poi gira il film come un poliziesco classico, sembra di vedere un film di Walter Hill mescolato a un film di John Landis, mescolato a un film appunto quasi della Troma, un miscuglio assoluto con degli ottimi effetti speciali ancora quasi del tutto analogici, che ha dalla sua un bel ritmo e soprattutto per me è un cult grande assoluto, perché quando l'ho visto a 22-23 anni in VHS rimasi colpitissimo e mi ricordo ancora che quando a fine anni 90 si fece una retrospettiva tutti insieme dentro un cinema mettendo i film di Lupi Mannari più belli e più assurdi, ci mettemmo anche questo Eclisse Letale e riuscimmo finalmente a gustarcelo anche su grande schermo, e fu anche una scoperta perché comunque rese ancora di più mirabolanti alcune scene d'azione. E poi il film è veramente cattivissimo, è splatter, è ambiguo anche, perché in realtà dopo un inizio con il nostro che è convinto di dover far bene a farsi questa specie di giustizia privata verso questi ricconi, poi visto vesti cattivoni, poi in realtà comincia a capire che questo tipo di modo di fare giustizia non è quella giusta, e allora da lì poi tutto il casino. Inoltre il film non si prende sul serio, è un film abbastanza ironico e senza pretese, eppure le pretese alla fine vengono, perché quando si guarda un film del genere non si può altro che pensare che adesso sarebbe praticamente impossibile farlo con un budget del genere, con un gruppo di attori comunque così ben dotati in un certo senso, perché all'epoca Mario Van Peebles era comunque un attore che sembrava venire fuori di talento, da New Jack City a Posse, insomma era uno che funzionava, anche lui poi è andato a perdersi, e quindi Patsy Kensit era una starletta che era da pochi anni, che si era messa a fare cinema anche in Arma Letale per esempio, il 2 mi pare, o il 3 non mi ricordo più, comunque su buoni livelli anche blockbuster, quindi era un film che aveva una fotografia notevole, i classici film di serie B che erano fatti benissimo, montaggio eccellente, belle musiche, per un film che appunto rimanevi lì teso, ti lasciava, ti divertiva come ora mai riescono quasi mai a divertire i film di serie B di adesso, costruiti tutti con lo stampino. Qui Hickox dimostrava di avere un talento che purtroppo è andato a sprecare in opere ancora minori. Qui chiaramente siamo di fronte a un cult, sarà probabilmente
veramente un troiaio che farà schifo a tutti, ma non per me, che lo reputo veramente uno dei migliori film sullo primannari degli anni 90 e soprattutto uno dei più originali. Un film che spero in molti vi divertiate a scoprire e rivedere, anche perché non credo sia molto facile da trovare. Comunque, grandissimo Hickox, per me era un regista veramente dotatissimo, che, come ho detto, purtroppo anche per colpa, in un certo senso, della morte di un certo tipo di cinema di serie B verso la metà, alla fine degli anni 90, si è ritrovato a girare filmacci per la televisione e a volte inguardabili. Comunque qui ancora, secondo me, dava il suo meglio delle scene d'azione ed era ancora in grado di riuscire a creare tensione grazie anche a degli ottimi effetti speciali e, come ho detto, a una bella direzione degli attori. Il secondo cult di cui vi voglio parlare è un film che è stato criticatissimo e che io invece trovo che sia un noir di fantascienza niente male, veramente, che mescola audacemente il thriller anni 90 modello Silenzio degli Innocenti al fantascientifico modello Dreamscape o Brainscan, appunto, ed è un film di John Dole, tra l'altro regista di Red Rock West, dell'Ultima Soluzione, un regista di buona mano, veramente, che qui mette in scena questo noir fantascientifico in maniera ottima, con un cast che ha tra gli altri Linda Fiorentino e il grande Ray Liotta come protagonista. La storia è quella, appunto, di un medico legale, ovvero David Crane, che viene accusato dell'omicidio della moglie, poi viene scagionato, però non viene mai trovato, diciamo così, il colpevole. Lui continua a rovellarsi perché ha un vuoto di memoria e non riesce a capire che cosa può essere successo alla moglie. Un giorno scopre che una dottoressa sta trovando e sintetizzando un siero che, mescolato al midollo spinale della vittima, può trapiantare zone di memoria dal donatore al ricevitore. Quindi il nostro Ray Liotta che cosa fa? Si pianta le memorie, appunto, della moglie e della moglie per cercare di scoprire che cosa sta succedendo. E di lì in poi è tutto il giallo e il thriller che ne viene fuori. Allora, è vero, si sa che De Laurentiis ha insistito per portare il tutto verso più il thriller che la fantascienza, quando in realtà Dole voleva portare tutto un po' più sul lato fantascientifico e prenderlo il film un po' più schizzoide e psichedelico. Ma anche così, comunque, secondo me il film funziona benissimo. È un cult per il sottoscritto. Lo vedi al cinema, fu distrutto e massacrato da tutta la critica, e invece io mi ci diverto a bestia. Purtroppo è andato a scomparire uno di quei classici film anni 90, un'altra volta, che si facevano con un buon dispendio di mezzi, con degli ottimi attori, con una bella fotografia, un buon montaggio, musiche azzeccate, un film che ha il giusto ritmo, è tesissimo. La prima mezz'ora specialmente funziona tantissimo, secondo me. La premessa fantascientifica chiaramente è tale e quindi non va presa assolutamente sul serio, ma il film però mescola intuizioni veramente a tratti anche cicocchiane. Un film veramente assurdo che mescola questo hard-boiled con la fantascienza a risvolti psicoanalitici non di poco conto. Un film che racconta comunque una storia notevole proprio sul piano anche della scrittura, che secondo me è fortissima. Io non so perché è stato massacrato così tanto, probabilmente non ci capisco un cazzo. Sono film che ho visto all'epoca, questo Specchio della Memoria, che è del 1996, mi pare che funziona ancora adesso, sono passati 25 anni, eppure è un film che riesce a mantenere alta, secondo me, l'attenzione dello spettatore. Chiaro, ripeto, questi sono cult, sono film per me, film che mi hanno divertito. Ho deciso di scegliere tre film anni 90, chiaramente tre film abbastanza fantascientifici, e appunto dopo Eclissi Letale mi pareva il minimo parlare di questo Specchio della Memoria, che è un altro tipo di fantascienza. Se nell'Eclissi Letale era il fantorror, sempre col liquido che faceva diventare i primannari, qui il liquido iniettato del midollo spinale degli altri, mescolato appunto a questo liquido fantascientifico della nostra Linda Fiorentino, regala la memoria altrui. Un film, secondo me, interessante. Il prossimo sarà un film di fantascienza pure, ma e qui, secondo me, John Dole poi dimostra un'altra volta di una mare di un mestierante veramente convincente e che quindi merita assolutamente per me una visione. Questo qui è per me un cult, questo Specchio della Memoria, che rimane, secondo me, un unicum, perché era rarissimo vedere appunto la fantascienza mescolarsi al thriller, il noir mescolarsi con così buona mano anche a un certo tipo di science fiction psicanalitica un po' più alta. Chiaramente poi, come ho detto, ci sono state ingerenze produttive che hanno portato il tutto a più sul piano del thriller, ma comunque non gli fa male, perché comunque il film si porta a casa benissimo e personalmente lo riguardo tutte le volte molto volentieri, visto che ho la mia bella VHS. Allora, il terzo cult di cui voglio parlare fu un insuccesso clamoroso, anche questo è un film di serie B e tratto da una serie di videogiochi che non ho mai visto praticamente, ma che ha avuto un successo immane.
La seconda serie era Wing Commander, creata appunto da questo Chris Roberts, che nel 1998 gli viene dati due spicci per fare la versione cinematografica e gira appunto questo Wing Commander, che esce nel 1998 anche nelle nostre sale. Io me lo vado a vedere, distribuito dalla Cecchi Cori, e mi divertì come uno scemo al cinema, perché è fantascienza in un certo senso, proprio di divertimento puro, che sta fra Star Trek, un po' di Asimov nel mezzo, un certo tipo di magia alla Guerra Stellare data appunto da questa presenza dei pellegrini che ora vi starò a spiegare. Praticamente siamo nell'anno 2654, questi Kilrati, questi alieni cattivissimi, felinoformi, umani ma felinoformi, diciamo così, attaccano la stazione Pegasus e trovano un sistema praticamente di navigazione iperspaziale che li porterà a poter riuscire ad attaccare la Terra. La nave spaziale Tiger Claw e il suo comandante, che poi è figlio anche di una pellegrina e che noi scopriamo essere praticamente stati in guerra con gli umani, questi pellegrini hanno avuto questo dono di poter girare, guidare nello spazio senza alcuna attrezzatura computeristica, praticamente devono trovare il sistema di fermare questi cattivoni per dare il modo alla Terra di potersi organizzare e potersi praticamente difendere appunto dall'attacco di questi specie di, diciamo così, cattivoni alla Star Trek, di questi Klingon felini. Ora, a me il film mi divertì a bestia, c'erano dei belli effetti speciali, delle belle battaglie spaziali. In un certo senso il film non si prende quasi mai sul serio, è un film che ci butta quel tocco di magia con i pellegrini, quel tocco di, chiamiamolo, esoterismo spaziale, che rende appunto un po' di Guerre Stellari, un po' di Star Trek, un po' di Starship Troopers nell'idiozia dei personaggi, appunto del giovanilismo di questi qua, che però comunque non hanno il camitratismo fascista del film a presa di culo, di tal cameratismo appunto del grandissimo Verhoeven. Qui siamo distantissimi da quel grande film, qui siamo però in un film di fantascienza pure di serie B, che a me diverte, massacrato da tutti, ma che io reputo comunque un piccolo cult mio, perché io quando c'è lo riguardo volentieri, mi ci diverto, mi ci mangio i miei popcorn e sono rilassato, proprio perché il film secondo me ha un bel ritmo. La regia di Chris Roberts certo non è il massimo, gli attori sono gli giovani che erano del momento e comunque non erano così male: Freddie Prinze Jr., Matthew Lillard, Saffron Burroughs, tra l'altro, che avevano accanto il grande Jürgen Prochnow, poi c'era anche il francese Jay Cario, un'altra bella faccia, e gli effetti speciali erano buoni, il ritmo era quello giusto. Secondo me il film meritava una visione e merita ancora di essere comunque guardato. È un cult per me proprio perché è un altro di quei film che un'altra volta secondo me non esistono più. Questo tipo di cinema non viene più fatto, non viene più, forse per alcuni fortunatamente, invece io mi ci diverto, io non ci posso fare niente con l'azione a volte casciarona, ma comunque divertente, ben sviluppata, che lascia da parte più o meno qui la psicologia dei cattivi, che non vengono quasi praticamente considerati, li vediamo quasi sempre all'interno delle loro astronavine quando scoppiano tutto. Il tutto viene più giocato appunto sui sentimenti, le storie d'amore e anche questa lotta interna verso il capitano, perché è figlio di una pellegrina e non per questo non è accettato, e questa idea era veramente niente male ed è sviluppata un po' pochino, però comunque c'è, e quindi anche se ci sono piccole idee, già qualcosa in un certo tipo di cinema che le idee non le cercava. Insomma, un po' di storia d'amore, un po' di spionaggio, un po' di azione, un po' di diciamo così fantascienza alta in alcune ricerche, per poi arrivare in fondo alla conclusione di un film divertente, con dei belli effetti speciali secondo me per l'epoca, specialmente stiamo parlando di un film di quasi 25 anni fa, che continua a divertire e che la Cecchi Cori ha avuto il coraggio di distribuire pure facendo un flop enorme, non essendo piaciuto né agli amanti del gioco Wing Commander, che sembra non ci combini un cazzo, né assolutamente all'amante della fantascienza, e non si sa bene perché io l'ho trovato molto gradevole, e né soprattutto all'amante del cinema in genere, quindi sarà probabilmente colpa mia. Non vi picchiate quando lo guardate se vi fa così cagare, ma aspettatevi quello che vi ho detto, cioè un film di fantascienza divertente, a tratti intelligente, con degli attori niente male e che diverte, e questo è quello che doveva fare e è quello che continua a fare nonostante 22-23 anni passati da allora. Allora, passiamo ai film che non ho sopportato. Il primo film che ho trovato veramente di cattivissimo gusto, mal raccontato, mal recitato, veramente
stupidissimo, non se ne sentiva il bisogno, è l'ennesimo film appunto su Ted Bundy, diretto da Tar Joe Berlinger e interpretato in maniera assolutamente inguardabile da Zac Efron. È un film che veramente è assurdo, perché vorrebbe raccontare la storia di Ted Bundy vista dallo sguardo della sua fidanzata degli anni 70, Elizabeth, dal quale è stato tratto il film appunto dal suo libro. Il problema è che il film in realtà non racconta questo. Lei, la nostra, è messa in secondo piano, quando in realtà, poi sappiamo tutti, il libro l'ho letto, lei era partecipe della cattura dall'inizio, e qui viene giocato come un colpo di scena. Non si può, è un film veramente incredibile, cioè si tenta di far giocare un film del genere sul giallo, come se uno non sapesse chi cazzo è Ted Bundy, veramente in maniera assoluta, una sceneggiatura terribile sotto questo punto di vista, che poi oltretutto in realtà rende il personaggio di Ted Bundy veramente stupido, un cretino che sembra che scappi, sì, intelligente ma scemo, non si capisce bene, descritto veramente a cazzo di cane. Zac Efron ce la può anche provare, ma non ha la fascinazione del male, non ha quello sguardo che aveva Bundy, la cosa terribile era proprio la fascinazione che aveva nelle donne, che aveva nel genere umano stesso, non era la bellezza solo fisica, che era un bell'uomo ma come tanti altri. Qui Zac Efron ha solo quella, l'idea appunto che c'era sotto Ted Bundy, quello che dava fastidio era proprio il suo modo di essere borghese, il suo modo così di essere ricco, il suo modo di essere tranquillo, e in realtà nascondere appunto le magagne di un'America terrificante. Tutto questo nel film non esiste. Il film oltretutto è montato malissimo, cioè veramente una noia stratosferica, messa in scena quando lui scappa, si mette la bandana e tutte le figlie per la strada lo guardano, è una scena e pare Scary Movie. Lily Collins è molto brava, è bravina anche qui, se la recava anche a fare Elizabeth, ma mamma mia, l'hanno ridotta veramente a un personaggio da deficiente. Siamo veramente ridotti all'idiozia più completa. Siamo di fronte a un film recitato quasi da tutti di merda, e Zac Efron sarebbe meglio che facesse il bello, fai by watch, non ci rompe coglioni, non puoi fare Ted Bundy, non sei in grado, non hai la forza espressiva per cercare di dare questa ambiguità, questa strana forza che ha questo personaggio così folle. È tutto incoerente, non si capisce dove sia il carisma e l'oscurità che gli dà questo carisma a questo Ted Bundy, che è un cugino, un rincoglionito che va a giro per impaninaro, non si può sopportare il personaggio di lei, non si capisce perché è incoerente in tutto il film. È un film veramente scritto di merda, interpretato da schifo e con una regia che potrebbe anche provarci, evidentemente per mancanza di mezzi, per mancanza di idee, per mancanza di tutto. L'unica cosa che rimane di Ted Bundy è un'idea, non rimane niente, cioè di questo personaggio che appunto oltretutto nel film viene giocato anche quasi come un giallo, l'idea che lui si difende da solo, tutto il terribile linciaggio mediatico e non la faccia. Mi ricordo ancora questo cazzo di processo mandato in diretta, l'unico che forse si salva è un John Malkovich, che però ogni tanto c'ha la faccia di Dima, che cazzo ci sono capitato a fare, cosa ci sto a fare in questo film di merda. Siamo ridotti a un film che non riesce a donare assolutamente l'idea della potenza che devastante di questo personaggio, perché scavava lui stesso dentro le magagne del sistema americano e appunto dentro il sistema del sogno americano del quale lui sembrava poter far parte, un uomo intelligente che stava per diventare un avvocato, che poteva avere un grande successo, eppure così ammazzava le persone, se le mangiava, le faceva a pezzi, una pazzia che però non esce minimamente da questo filmetto che sembra fatto per la televisione, che sembra fatto proprio per essere buttato lì e essere guardato su Canale 5 senza dar noia a nessuno, senza voler far capire appunto che l'America è Ted Bundy in un certo senso. Qui siamo di fronte veramente a un film di merda, un film di quelli che non funziona mai, non funziona a montaggio, non funziona nulla, le musiche, seppur belle, sono usate ruffianamente, veramente danno fastidio in un certo senso, è un film che rompe coglioni, di quelli fastidiosi proprio, che raccontano una verità in maniera talmente scolastica e talmente sbagliata che in realtà poi questa verità non riescono neanche a raccontarla in maniera giusta, e quindi è tutta una falsità, è una falsità raccontata come una verità, è una delle cose peggiori quando si tenta di fare un biografico di questo tipo. Un film che avrebbe avuto molto interesse, sarebbe stato molto più interessante appunto se avesse raccontato per bene il rapporto
di amore e odio fra Ted e Elizabeth, e invece sembra lei sia una cogliona che ogni 5 secondi ci rede e poi non ci rede più all'ultimo, anche se poi ha fatto l'alzata secondo lei di aver detto, e lui invece è innamoratissimo. Insomma, un film veramente devastante, ma non rende giustizia proprio all'idea, appunto, anche di un sistema americano che lo mette a morte invece di studiarlo per riuscire a capire come, appunto, un soggetto così tanto amato dalla società americana, così tanto creato dalla società americana, in realtà sia un criminale di tale livello e potenza. Un uomo che ha ammazzato più di 30 donne, non si ne sa nemmeno quante, e che pure faceva parte, appunto, di questa società così borghese, così tranquilla americana, che appunto però lo mette addirittura a morte. Quindi un'altra volta una cosa che rende colpevole uno stato che doveva essere anche questa molto più pressante. Invece il film si risolve in una volemose tutti bene, Ted Bundy era un pazzoide e lei era una stronzetta. Bel mi film di merda. E qui veramente siamo al livello zero del cinema, uno dei film più brutti che ho visto in vita mia. Eppure il regista è George Reflich, che fece Joshua, un bel film col bimbo stronzolo. Qui si ritrova tra le mani una delle sceneggiature più deliranti e brutte della storia del cinema. Film inconcepibile, veramente, una produzione assurda, questo Welcome Home, Welcome, veramente un film orribile. Vorrebbe essere un thriller erotico noir, riesce a essere un film che è uscito praticamente dalla serie di Scary Movie e nessuno se n'era accorto. Girato in Umbria, fotografia da cartolina, quando invece il luogo sarebbe stato perfetto per farci una bella fotografia gotica, invece ma che cartoliniamo in tutto. Recitato in una maniera devastante da un Riccardo Scamarcio che fa questo Federico, questo vicino di casa rompicoglioni, che è veramente insopportabile nella sua recitazione. In più c'è quello che ha fatto Breaking Bad, che tutti dicono grande attore, e invece qui questo Aaron Paul recita quasi peggio di Scamarcio. Siamo a dei livelli veramente di completa inettitudine. E la pur buonissima Emily Ratajkowski, come cazzo si chiama, la troviamo più spogliata in un qualsiasi servizio su YouTube, su Google. È una cosa assurda, manco ce la fanno a vedere nuda in questa grandissima storia, in questa storiona immane. Allora, la storia è quella di due sposini, ovvero Brian e Cassie, belli simpatici, che vanno praticamente a vivere in questo casolare perché devono riunire il loro rapporto, visto che Cassie è un troione e gli ha fatto le corna a Brian. Questa un po' è la base. Lui si fida, ma parecchio, la odia e la detesta. In questo si inserisce questo vicino di casa che un giorno che lei fa jogging lo porta in casa e lo fa conoscere al marito, ed è questo Scamarcio che incomincia a inserirsi all'interno, appunto, della coppia, svelandone poi i lati più negativi fino al finale, che vorrebbe essere anche una critica al mondo dei social, al mondo dell'informazione e appunto del voyeurismo. Io a quel punto non sapevo più se picchiare qualcuno. Un film talmente brutto che non si può vedere. Allora, la recitazione, come ho detto, non esiste, cioè non c'è. Il regista prova a muovere la macchina appresa, ma poi quanto cazzo gli pare, ma non c'è niente da raccontare. La narrazione è da vomito, la sceneggiatura è veramente delirante, le musiche sono oppressive e rompono i coglioni. Scamarcio, come ho detto, è una mazzata sui coglioni. Il finale è talmente stupido che non ci si crede, ma poi così succedono le cose a cazzo di cane, veramente. Questa recita col culo nel vero senso della parola, e questo culo, porca puttana, non ce l'ho inquadra nemmeno da vicino, e è sempre vestita. Quell'altra Aaron Paul che dite tanto bravo è così, quando è bravo è così, quando è incazzata è così, quando è triste è così, quando dorme è così. E che cazzo, un film allucinante. Scamarcio tutto il film così, questa è l'espressione Scamarcio. Quell'altra sboneggia da tutte le parti, è buona quando orre, tutta sudata, casca, si spacca tutta, è sempre perfettamente pettinata e truccata. È un film veramente di merda. Io raramente mi sono trovato di fronte a una cosa di questo tipo, cioè quando ci vorrebbero fare il twist dopo un'ora e 10, un'ora e un quarto, no? E c'è il colpone di scena, che poi c'è di nuovo un altro colpo di scena, e poi il terzo colpo di scena, la gente che guarda il sito My Little Eye, lì veramente a un certo punto ti rendi conto che sei di fronte a qualcosa di incredibile. La merda pura che viene srotolata e che viene addirittura mandata nei cinema, io non lo so a chi ne è venuto in mente di produrre e di dirigere, di dare in mano a Ralph questo Welcome Home. Lui probabilmente ci vada a pagare il mutuo, quello lì di Breaking Bad, è bene torni a fare Breaking Bad, perché se deve recitare così nei film, mamma mia, è un danno per il coso. Lei è bene, mostri il culo e non ci rompa più i coglioni, e Scamarcio sarà il caso che torni a fare i film italiani dove rubere le fie, perché porca di una puttana, qui è veramente inconcepibile. Siamo di fronte al
grado zero del cinema, una merda così grossa che, porca puttana, riempirebbe Montenero, la vedi, se vuoi, dal mare di Livorno fino a Monti, gigantesca zotta di belle che rimarranno sempre nella storia, perché è veramente una cosa che dovete vedere o non dovete vedere, perché in realtà buttate via un'ora e mezzo della vostra vita, nella quale potreste fare di tutto, meglio anche snocciolare dei lupini, che sta lì a rompersi i coglioni a guardare questa cosa che però è talmente brutta che potrebbe affascinare, non lo so, il gusto della merda, veramente. Qui mi farò odiare da molti che dicono che è un bellissimo film per ragazzi, che è stato tanto amato. Io mi volevo sparare in una palla quando ho visto questo Dolittle con Robert Downey Jr., che se l'è pure prodotto. Ora, questo ha detto: me ne vado dalla Marvel perché voglio fare dei bei film. E cazzo, ti sei buttato a fare l'ennesimo Dolittle. Secondo me già era deleterio i film con Eddie Murphy, proprio vedere di Vestovic che parla di animali non me ne frega un cazzo. Qui però viene riportato alle sue origini. Il dottor Dolittle, dopo che gli è morta la moglie Lily, e vive per i cazzi sua con i suoi animali esotici, non caga nessuno, è lì che ha il dono appunto di parlare con questi animali, fa i cazzacci suoi finché la regina non si sente male, quindi Eitu è costretto praticamente a tornare in azione per trovare un'isola leggendaria, per trovare la cura appunto per la nostra regina, e in questo è aiutato da un gruppo di animali appunto esotici e da un giovane assistente. Ora, il film è una delirante serie di computer grafica messa in ghigna a degli animali, e ha una sceneggiatura secondo me debordante, c'è un Robert Downey Jr. completamente sopra le righe, insopportabile, veramente un personaggio da sparargli subito, uno dei miei film buonisti incredibile. Io non so come è stato possibile che qualcuno abbia potuto dire che questa tale zozzeria era un film da vedere. È un film pieno zeppo di soldi, pieno zeppo di effetti speciali, che non racconta un cazzo, di una noia mortale, un classico film per ragazzi che forse se hai 3 anni e non capisci un cazzo ti ci puoi divertire, perché sennò a un certo punto sei veramente lì che fai ma cos'è? Quindi costretti con le Atene a vedere questo troiaio, cioè veramente siamo di fronte a un filmaccio che dovrebbe essere di livelli di serie Z, fatti tipo Super Cuccioli nello spazio, strava di Cani dell'altro mondo, cioè qui siamo di fronte a roba che come Cani e Gatti diventa un capolavoro appunto del genere. Qui ormai non c'è più niente da raccontare, siamo di fronte all'ennesima storiella di lui e parla l'animale, ci avete rotto i coglioni, ci avete rotto il cazzo con questi filmetti inutili che costano miliardi, e se Robert Downey Jr. voleva chiudere la carriera con dei bei film, come ha detto lui, e lasciare quindi Iron Man perché non ce la faceva più, e si è messa a fare sto coglione del cazzo lì che quando è sulla barca e pare tutto tranne che uno è sulla, pare praticamente uno che un mafioso che spaccia in gita su un barcone, cioè non si riesce a guardare, c'è una faccia da sfarinata, eppure l'ha prodotto, ci dovrebbe anche credere, recita veramente di merda. C'è un Banderas poi che poveraccio secondo me si vergogna anche solo lì, ma lui ormai fa furia di biscotti, meno male ha fatto Dolore e Gloria, perlomeno si è salvato la vita con quel filmone di Almodovar. Qui poi tutti gli altri attori, Eric Olette, Michael Sheen, tutti buttati a cazzo di cane, veramente un film che è una confusione incredibile, non c'ha montaggio, non c'ha un cazzo, è tutto buttato lì da questo Steven, che cazzo si chiama, Steven Gagan, che l'unica cosa buona in vita sua che aveva fatto è scrive Traffic Siriana, perché poi ragazzi era regista di Abaddon, cioè ragazzi una delle cose più inguardabili della storia del cinema, con Tortellino lì, Emiliano Bella lì che trombava con Tom Cruise e poi è andata nel culo come ha fatto il figliolo, non mi ricordo come si chiama, e di quell'altro cesso di Gold, della truffa, quello con Matthew McConaughey, madonna ma era brutta anche quello, cioè un film, un regista che praticamente ha beccato un film per puro culo Siriana perché era buona la sua sceneggiatura di Traffic, e faccia lo sceneggiatore ma non scriva più roba di questo tipo, perché Dolittle è veramente il male che diventa cinema per ragazzi. Qui siamo di fronte a una bruttura incredibile, una noia che ti distrugge, un film veramente orrendo, orrendo verso tutte, la fotografia rompe il cazzo, è troppo accesa, non c'è una scena che ti ricordi, avresti solo voglia di sentire che gli animali non sentirli più parlare, ma sentirli ruggire e deflagrare e uccidere e mangiarsi quel Dolittle di merda e il suo aiutante che è ancora più insopportabile insieme agli animaletti di merda che si tiene intorno. E già ora mi ricordo anche essere regista di quella merda di Abaddon.
Alamo di Ultimi Eroi, altro troiaio, altra corsa, questo veramente ne ha presa solo una e sarà sta a godè per tutta la vita. Lascia ce sta, Stephen Kagan, levati dai coglioni, non ci rompere più il cazzo con Dolittle, scrivi le sceneggiature, scrivile per quell'altri, e anche Havok, insomma, che tu, è proprio veramente un danno. Questo Dolittle è un film di merda, uno di quei classici film che, mamma mia, la gente va in corsa al cinema, è andato anche bene, mi pare uno dei pochi che è riuscito a uscire al cinema prima della distruzione, è uscito adesso in un video e qui siamo pronti un'altra volta a subirne i suoi effetti collaterali, perché siamo di fronte veramente all'ennesimo cesso che ci mascherano, insomma, da grande film per famiglie, veramente i tempi e i grandi tempi dei Goonies, dei Explorers, dei Joe Dante, dei grandissimi registi dei film per ragazzi sono veramente passati, anche degli anni 50, 60, 70, 80 e mi viene da dire anche 90, qui ormai si mettono effetti speciali a go-go, super mega scenografie, attoroni pagati miliardi e poi si raccontano storielle talmente banali e sceme che ti viene voglia veramente di pigliarli tutti a schiaffi e speri che muoiano tutti al 15° minuto, e invece il film dura anche una balla, veramente 108 minuti di puro inferno. E i consigli di maggio sono andati, un video abbastanza veloce, come al solito per i consigli, il prossimo video sarà nell'inizio dei video sulle saghe, quindi la prima saga sarà interamente dedicato ai Nightmare, dal primo fino a Freddy contro Jason, e quindi 7 film della saga di Nightmare, più appunto il remake orribile e il Freddy contro Jason. Verranno analizzati più o meno tutti, analizzeremo anche in toto la saga e poi continueremo con le varie saghe, il Razer, Phantasm, Venerdì 13, poi Scream, tutte le saghe horror e non, insomma, verranno dal sottoscritto spezzettate e messe insieme, anche se poi magari dei soliti film ne ho già parlato, ma mettere tutto insieme per fare, insomma, un certo tipo di chiarezza in questo mondo delle saghe, che partirò chiaramente, come ho detto, da quelle horror, quelle fantascienze più che mi interessano di più, per poi arrivare anche a quelle pop come Harry Potter e via dicendo, per discutere un attimo anche di queste cose qua. E quindi, che dirvi di più, un salutone a tutti, sperando di rivederci al più presto dentro il video, speriamo che il video non pigli l'ultimo colpo e chiuda, comunque è per un po' sarò sempre lì, vediamo un po' come funzionerà, dovrei riaprire il 18 maggio, speriamo bene, tanto dovrò andare a sanificare. Un abbraccione gigantesco a Eleonora, appunto, che continua a lavorare in una casa di riposo e che quindi fa un lavoro terribile di questo periodo, quindi un abbraccione e un bacione a lei, senza la quale non sarei riuscito a fare nemmeno mezza parola di questo mio video.